professore, il Career Day di Dicea, un momento per facilitare l'incontro tra studenti, laureandi, laureati, dottorandi e mondo delle imprese. Sì, ha detto bene, proprio, è stata proprio una giornata anche faticosa proprio per facilitare questo, per creare sostanzialmente questo luogo d'incontro, no? Che poi cercheremo di trasformare in una piattaforma. Noi abbiamo sentito questa necessità perché abbiamo nel tempo sviluppato moltissime collaborazioni con aziende, ci mancava però avere un momento di riflessione, di collegamento. Poi più tardi ci saranno i tavoli dove gli studenti potranno rapportarsi con le imprese. Ma soprattutto, perché creare questa giornata? Beh, noi chiaramente l'insegnamento universitario deve essere culturalmente elevato e basarsi su strutture teoriche diciamo articolate ed importanti, però è anche necessario che in un momento della carriera universitaria, il momento terminale, ci sia anche un rapporto con il mondo che poi li accoglierà con la professione. Questo non solo, non vogliamo creare un ufficio di collegamento, chiaramente, anche se le vicende italiane ci dicono che ce ne sarebbe molto bisogno, però noi lo vediamo come momento formativo, cioè i tirocini pre-laurea, post-laurea, i dottorati cofinanziati, sono dei momenti in cui l'attività formativa si completa e per esempio la tesi, il momento della tesi, che è un momento importante di sintesi, trova in questo modo un confronto con l'impresa che l'accoglie. E è un progetto che è ambizioso, che ci vede impegnati chiaramente, ma sul quale ci crediamo fortemente e speriamo di essere un ulteriore servizio che diamo ai nostri studenti ma anche al territorio, perché poi le risorse umane, questo bacino di risorse umane che noi stiamo in qualche modo addestrando, saranno poi il futuro di ogni impresa, e loro se ne stanno rendendo conto, tanto è vero che sono venuti numerosi. Professore, Career Day qui al Dicea, un momento importante per far incontrare studenti, laureandi, laureati, dottorandi e imprese. Dicea che tra l'altro può vantare ottimi dati per quanto riguarda l'occupabilità degli studenti subito dopo la fine del percorso di studi. Esattamente, questa è una giornata importante per i nostri studenti e effettivamente dati Alma Laurea ci confortano dal punto di vista dell'occupabilità, perché i laureati qui all'Aquila nell'ambito dell'ingegneria, in questo caso civile e dell'architettura ambientale, hanno appunto tassi che sono al di sopra della media nazionale e si attestano comunque oltre il 90% dopo i 3 anni dalla laurea, sfiorano il 100% dopo i 5 anni, tassi che sono già alti a livello nazionale. E comunque il successo della giornata di oggi testimonia l'interesse delle aziende sia locali che operano nel territorio, nella regione, ma anche multinazionali nei confronti dei nostri laureati e degli studenti che affrontano il nostro corso di laurea, ai quali cerchiamo di fornire le competenze necessarie per entrare in modo importante nel mondo del lavoro. Voi che tipo di professionalità, che tipo di requisiti ricercate in un neolaureato o una neolaureata? Intanto mi fa piacere raccontare l'esperienza che noi attualmente abbiamo quasi 15 persone che provengono proprio dal Dipartimento dell'Università dell'Aquila e abbiamo potuto apprezzare la preparazione. Io sono convinto della parte teorica, cioè l'università deve formare in modo molto specifico la parte teorica, perché poi i libri non si riaprono più. La parte pratica, nella mia convinzione, c'è tempo anche di impararla, no? E questo è il lavoro dell'impresa che deve introdurre al lavoro. Certo, poi se l'università anche con queste iniziative avvicina l'impresa all'università è una cosa ottima, però ecco, quella che ci tengo di più è una preparazione teorica, perché quella penso che poi difficilmente possa essere integrata. Abbiamo posizioni aperte veramente per tutti i ruoli,
Però ci interessa anche l'approccio, soprattutto. Devono essere ragazzi e ragazze che abbiano le sfide, che vogliano uscire dalla comfort zone e che si buttino avanti e si vogliano sporcare le mani. Sicuramente la passione e anche, diciamo, uno spirito molto legato all'innovazione, perché nei giovani, insomma, dai giovani più che dagli altri ci si aspetta questa caratteristica, no? La tendenza all'innovazione, ci aspettiamo che propongano delle idee che stimolino, no? Anche tutti gli altri in questa direzione. Chiediamo soprattutto la disponibilità e la voglia di mettersi in gioco ed affrontare le sfide dell'ingegneria del futuro e del presente. Devono essere soprattutto preparati quando escono all'università, ma devono essere già professionisti e con la mentalità giusta. Nome? Damiano. Corso di laurea? Ingegneria civile, mi sto per laureare a dicembre. È un momento importante perché è un modo per collegarti col mondo esterno, col mondo del lavoro e per collegare quindi il percorso di studi all'università a questo mondo, alle sue esigenze, alle sue richieste. Io sono Letizia Giusti e sono una dottoranda del Dipartimento di Ingegneria e di Architettura dell'Università dell'Aquila. Credo sia fondamentale che gli studenti si confrontino anche con quella che è la realtà lavorativa, altrimenti sarebbero sempre rinchiusi all'interno delle mura dell'università e rinchiusi nell'ambito accademico, il che fondamentalmente è un po' limitante, quindi è importante che si confrontino con la realtà lavorativa che poi è il loro futuro. Quindi anche sapere cosa accade intorno a loro e a cosa vanno incontro. Mi chiamo Camilla e sono una neolaureata in Ingegneria dell'Architettura all'Università degli Studi dell'Aquila. Io mi sono laureata proprio da poco, ad ottobre, e quindi penso che questa sia la prima esperienza per poter mettermi in contatto con aziende, imprese e, diciamo, per la prima volta avere la possibilità di fare dei colloqui anche grazie all'università, quindi penso sia molto importante.